Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, rieccoci insieme per una nuova avventura su questo titolo, Norgard, un gioco di strategia in tempo reale con ambientazione vichinga nordica, è uscito lo scorso 22 febbraio su Steam in beta da parte del gruppo Shiro Games. Che cosa mi ha colpito questo titolo per portarlo ai vostri occhi? Il fatto che riesce a miscelare meccaniche di due giochi che a me piacciono moltissimo, cioè la serie dei Total War e la serie dei Civilization. Andiamo con ordine e andiamo a conoscere insieme questo titolo che è ancora alla fase, diciamo, beta 1.4. Abbiamo a questo momento solo la modalità single player, la campagna verrà sbloccata in seguito, quindi andiamo con la campagna, qui possiamo creare la nostra partita. Ci sono varie possibilità di vittoria, 5 in totale. Noi scegliamo il colore blu, che è il mio preferito. Difficoltà normale perché ho provato anche ad hard, ma è abbastanza tosta. Io ho fatto un paio di game per capire un po' come sussiste, diciamo, la vittoria e le meccaniche base, ecco. Ci sono 4 clan a disposizione tra cui scegliere. Io direi di puntare sul clan delle Alci, visto che è l'unico che, diciamo, con cui non ho provato a vincere, vorrei conoscerlo insieme a voi. Allora, come bonus iniziali abbiamo più cibo, legname e oro, e diciamo, la birreria viene sostituita da questa Hall degli Skald, che non so in che cosa consiste, che produce fama oltre alla felicità. Poi avremo altri bonus in seguito. Io direi di startare e vedere come funziona. Metterò in pausa, visto che si può mettere in pausa la partita, e andremo a vedere un po' l'interfaccia di gioco e come potremmo riuscire a guadagnare la vittoria. Allora, i vari tipi di vittorie. Abbiamo la vittoria per dominazione, sconfiggendo gli altri tre clan nemici in partita. La vittoria per fama, quindi riuscendo a conquistare un certo tot di territori e ottenendo un bonus di fama che si ottiene conquistando i territori o facendo determinate azioni e costruendo l'altare dei re. La vittoria economica, quindi racimolando abbastanza denari durante l'arco della partita, avendo abbastanza mercanti o diciamo marinai all'interno del nostro regno, del nostro villaggio, diciamo, oppure la vittoria, diciamo, per intelligenza, scoprendo delle pietre runiche si può sbloccare un albero che vedremo qui più avanti, che tratta la lore, ecco, dove ci sono vari potenziamenti alla nostra fazione. Raggiungendo, diciamo, il massimo, otteniamo quella che è la vittoria scientifica. Queste sono le condizioni di vittoria standard e poi c'è una vittoria che si basa sulla tipologia di mappa che viene creata, diciamo, proceduralmente quando mandiamo avanti la partita. Poi abbiamo la fama, molto importante. Questi sono indicatori di cibo, legname, oro, pietra e ferro, popolazione, esercito e lore. Questa è la felicità, mi sono dimenticato. Io direi di startare. All'inizio partiamo con un centro cittadino e tre abitanti. Noi selezioniamo uno dei villager che producono in questo momento cibo e andiamo a creare la prima casa. E poi andiamo a creare anche il campo scout che ci aiuterà nell'esplorare, diciamo, le zone limitrofe. Tutto diciamo, la zona di Norgard è suddivisa in aree. Noi abbiamo la prima area iniziale composta da questa area Aquini e poi vicino abbiamo tre zone in questo momento da esplorare. Dal Town Hall escono i nuovi abitanti a seconda se abbiamo diciamo, le case disponibili e la felicità abbastanza alta. Creiamo il nostro scout mandandolo in giro. Ok, andrà a esplorare intanto questa zona qui.
Se vogliamo mandare qualcuno a scoutare, basta mandare i villager qua e vedete, si crea subito lo scout. In questo momento teniamoli buoni perché avremo bisogno di tanto cibo per superare le fasi di gioco. Le fasi si alternano in base alle stagioni. Durante diciamo, l'estate, l'autunno e la primavera, noi possiamo racimolare risorse tranquillamente. Ma durante l'inverno le risorse scarseggiano e gli indicatori iniziano ad andare in negativo in modo pesante, e quindi dovremo riuscire a resistere e diciamo a controbattere contro i nemici che ci troviamo di fronte. Allora, qui questa è un'ottima zona, direi di colonizzarla subito con il cibo, e avremo a disposizione dei cervi che ci forniscono carne e delle pecore, molto, molto utili perché riducono con la loro lana l'utilizzo di legname durante l'inverno. Allora andiamo subito a costruire un woodcutter che estrarrà legna dalla zona. E intanto il nostro scout va nelle altre zone vicine. E quindi si procede così finché non ci si scontra con altri villaggi o comunque sia con nemici. Anche questa zona è molto buona perché abbiamo un campo coltivato della pietra. Per adesso rimaniamo così. Potremmo costruire qualcos'altro, magari un centro. No, abbiamo bisogno di legname. No, che il woodcutter sia concluso e poi potremmo avviare altre costruzioni. Questa è un'altra zona che colonizzerei. Sì, assolutamente. Partiamo subito. Lo scout. Ah, il woodcutter è completo, mandiamolo a estrarre legna. E iniziamo a costruire anche l'Hunter Lodge, cioè per il capanno della caccia, che ci permetterà di cacciare. Ok, un'altra zona, anche questa molto buona, direi di colonizzarla. All'inizio bisogna colonizzare tutte le zone limitrofe e per riuscire. Ok, mandiamo il nostro villager dalla pietra runica. Questo ci permetterà di guadagnare punti lore utili sia per sbloccare potenziamenti sia per procedere con la vittoria scientifica. Per adesso andiamo abbastanza bene. Qui l'Hunter Lodge è quasi completato. Ok, completo. Mandiamolo a far diventare un cacciatore. È diventato un cacciatore. Mandiamone un altro. E quindi noi dobbiamo racimolare provviste in vista dell'inverno che arriverà fra un po' di tempo. Ok, per adesso siamo con tutti gli indicatori positivi, il che è assai buono. Possiamo costruire un campo coltivato? Sì, direi di costruirlo subito. E abbiamo bisogno anche di legna. Quindi mandiamo questo raccoglitore a. Ok, ecco, è arrivato un lupo. Certe volte possono arrivare dalle zone che non esploriamo, comunque sia vicine con lupi o draugr, che sono delle creature nemiche, tipo questi qui. Ecco, questo è un draugr. Questi sono i punti attacco e i punti resistenza. E possono attaccarci e provare a invadere i nostri territori. Dobbiamo essere pronti a scacciarli il prima possibile, altrimenti sono veramente un problema. Qui la fattoria sta andando bene. Allora, iniziamo a costruire qualcos'altro. No, non abbiamo legna purtroppo. Però, ok. Abbiamo molto cibo, il che è positivo, assolutamente. Abbiamo i punti lore abbastanza alti. Direi di prendere la lavorazione del legno, così possiamo guadagnare più legno.
e direi di costruire un'altra casa il prima possibile, visto che a breve avremo la popolazione al massimo. Un attimo solo che racimoliamo abbastanza legno. Qui ne abbiamo. Ah, c'è solo un woodcutter possibile. Vai. Adesso abbiamo due woodcutter che lavorano. Purtroppo non facciamo in tempo a costruire una casa prima che l'indicatore si diventi. Ok, subito casa. Ecco, qui ho fatto un errore perché non abbiamo case sufficienti e quindi la popolazione si blocca in crescita. Adesso provvederemo subito nella costruzione. Intanto questi lavorano a pieno ritmo, possiamo assegnare massimo due persone per diciamo zona. E così va bene. Questa sarà comunque una miniserie di 4-5 episodi, visto che comunque una partita non dura tantissimo. Ok, la casa è completata, quindi si riprende a costruire, cioè diciamo a creare nuovi abitanti. Legname non ne abbiamo tantissimo, il cibo è molto buono. Possiamo assegnare un altro abitante alla fattoria. Assegniamo lui. Poi andrei a creare. No, miniera ancora no. Un Ilerat che la capanna dello sciamano sarebbe, il che ci consentirà di guarire le nostre unità ferite, come per esempio questo cacciatore. Portiamo qui la pecora. Questo è il nostro scout che va comunque in esplorazione. Qui abbiamo trovato una tomba Draug e quindi se la colonizziamo otteniamo fama e facciamo il controllo sulla zona. Ok, assegniamo e creiamo quindi l'healer che inizierà a curare il nostro abitante ferito. Allora, adesso abbiamo solo un indicatore negativo che è quello dei soldi. Per adesso possiamo anche. Ah, abbiamo scoperto la condizione di vittoria della mappa che è. No. Abbiamo scoperto solo quella che è la viverna. Mazza, fortissima la viverna. 40 di attacco, 1000 punti vita. È la prima volta che la vedo nelle mie partite perché ci sono varie possibilità. Direi di fare colonizzazione. Ci costa il 30% in meno colonizzare zone nuove. E direi di creare il training camp, così potremo creare delle unità e poterci quindi difendere da magari dagli attacchi dei Draug o dei lupi. Ok, scusate, ha suonato il telefono, noi intanto continuiamo. Allora, il villager si sta creando. Quindi tutto va bene. Qui dobbiamo creare quindi il warband. Vediamo, adesso abbiamo il training camp pronto, quindi possiamo costruire. Allora, vai. Benissimo, poi possiamo anche ampliare la possibilità di costruzione perché di solito si possono costruire fra i 2 e 3 edifici in ogni zona e 5 nella zona principale. Possiamo aggiungerne uno pagando un tot di soldi. Lo scout intanto è riuscito a incontrare i confini di diciamo, di una tribù rivale. Tanto sta sempre esplorando vicino a noi. Dovremmo creare anche un mercato. Sarebbe veramente una cosa buona e giusta. E anche una casa, visto che, bene o male,
Siamo a 13 di 15. Dopo il training camp gli creiamo assolutamente una casa. Qui stiamo terminando. E quindi si svolge più o meno così il game. Non sarà una serie troppo lunga, come vi ho già detto. Ok, abbiamo completato il campo, diciamo, di addestramento per i guerrieri. Io direi crearne uno, casomai. Possiamo liberare qualche zona. Qui ci sono due drogue, no? Due lupi. Drogue, lupi. No, per adesso no. Teniamoci il guerriero, anzi facciamone un altro e proviamo a prendere questa zona. No, ci sono tre lupi. No, vabbè, ma ce la possiamo fare. Con due guerrieri assolutamente sì. È fattibilissimo. Perché c'è il centro runico che, ecco, è ritornata la primavera, quindi possiamo fare bene. Se controlliamo questo centro runico, abbiamo più lore e quindi guadagniamo più punti ricerca, diciamo. Colonizziamo subito, spendiamo la lore qui. Creiamo eradizione, che è molto utile. E creiamo, prima di tutto, qui un'altra casa. Anzi, scusate, casa. La costruiamo qua. Ci stanno attaccando. Ah, un lupo, vabbè. Possiamo, con i cacciatori e i taglialegna, possiamo comunque difenderci. E creiamo qui un silos. Non abbiamo legname, purtroppo. È dura. Però abbiamo conquistato quindi questo territorio che è molto importante. Mandiamo subito qualcuno a racimolare l'or, che ci serve sempre, e poi ci servono abitanti per creare il silo che ci aiuterà. Ok, stiamo guadagnando molto l'or, vediamo un po'. Sì, infatti siamo in testa, stiamo procedendo molto bene. Ottimo, ottimo, le case ce le abbiamo. Allora, tu che hai completato puoi fare il silo? No, dobbiamo costruire, potenziare il town hall, quindi creiamo la miniera e andiamo a prendere della pietra che ci serve per potenziare il town hall. Tanto il nostro healer sta curando i nostri guerrieri. Io direi a questo punto di buttare, puntare sulla vittoria scientifica, visto che abbiamo già diverse pietre runiche, il che ci facilita non poco. Siamo già all'8% qui. Anche quella per fama non è abbastanza fattibile. Qui c'è un esploratore dei rossi, che sono il clan del lupo. Bisogna fare attenzione perché il clan del lupo è molto aggressivo. Hanno anche dei bonus dal punto di vista dei guerrieri, quindi creiamo due minatori al volo e abbiamo un altro potenziamento. Riduciamo il mantenimento, il costo mantenimento dei nostri edifici, perché ci costano oro per mantenerli, così costano il 30% in meno. Però non stiamo mettendo molto cibo da parte. Avevamo delle pecore in più. Sì, una qui, una qui. Ok, portiamo una delle pecore qua. Ci serve cibo. E non abbiamo altre zone che producono cibo, il che è un problema. Dobbiamo creare anche un mercato. Appena abbiamo 80. Ok, abbiamo 80. Vai di mercato. Dove sta? Trading post. E lo mettiamo qua.
Dovrebbe esserci un terremoto. Qui è il segnale rosso che ci, diciamo, distruggerà, danneggerà il 50%, diciamo, delle nostre costruzioni. Quindi bisogna racimolare parecchia legna in vista del terremoto. Vediamo un po'. Qui che cosa abbiamo? Due Draugr. Abbiamo delle unità ferite, ma comunque con l'healer le stiamo curando. Abitazioni siamo messi bene. Purtroppo abbiamo felicità bassa, quindi non crescono molto velocemente i villager. E abbiamo pure poco cibo. L'inverno si sta avvicinando. Allora, direi di creare il trading, così da avere un più 2 appena avremo il mercato pronto, più 2 i soldi. E abbiamo adesso, no, non abbiamo ancora il legname sufficiente per creare la town hall potenziata. Qui creiamo un nuovo abitante per la raccolta del cibo. E siamo tornati a meno positivi anche in quello. Bene, assegniamo questo cittadino qua. Bene, siamo con tutti gli indicatori in positivo. Io direi di far organizzare la festa che ci permette di racimolare una produzione, di avere una produzione migliore per un tot di tempo, il che non è assolutamente male. Vediamo se possiamo fare una rotta commerciale con qualcuno. Ancora no, purtroppo no. Lo scout si sta comportando molto bene perché sta esplorando molte zone senza morire, il che è piacevole. Ok, io direi di fermarci qui per questo primo episodio. Spero che il gameplay vi possa piacere e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!